Buona buonasera, buhayali, buonasera, buonaioli, buonasera, buonacissimone, c'è le paste, c'è, accidenti, accidenti a quei froci, accidenti a quei froci, le paste, si, scher si, scherza, si scherza, si scherza, sempre, scher si scherza, oh, sempre. Ovvio, ovvio. Bu allora, buona, ragazzi. buona, 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 Lorenzo, ce lo... che buono. ci introducite i podcast, eh, eh, Oh, figlioli. Allora, no, eh, a, a parte le cazzate, che si fa stasera? Stasera, stasera si fa un po' di haste di Star Wars Vision, questa nuova serie che ha fatto molto scalpore. E niente, faremo, parleremo un po' di, delle nostre opinioni a riguardo. Delle nostre impressioni. Esatto. Nostre impressioni. E ci si scannerà a bestia, specialmente a Manac. E si, si sa già sì, che no, il no, personaggio no. preferito di Gabriele è il Furri, io ve lo anticipo. Oh, accidenta, quella se... Oh, ragazzi, i, i Furri vanno banditi da Star Wars, punto. Beh, Come potevi, diciamo, siamo tutti di mentalità. Po C'è anche, anche, Uli anche Ulisse che, che gridono. Via, via. Che, che ci fa, <ride> <Niamolo>. <ride> Ma... Allora, 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 io inizierei eh. a dire una cosa. <ride> Questa serie, secondo me, ha creato un po' troppo hype, ma dell'hype ce ne parlerà meglio Sam. Allora, parlerà. Perché lui ha proprio un, fatto, un <ride> fatto che gli sta a cuore. Dai, vai. Allora, diciamo che io, essendo fan sia di Star Wars sia degli anime, mi sono ritrovato appunto già seguendo appunto una, una diretta tipo anime che uscì... <ride> Ulysses, sta <ride> zitto! <ride> <No>. Andiamo! <ride> usciti poi in uh, a inizio estate presentarono mm. Star Wars Visions e io lì facevo no ma i disegni sono bellissimi no ma che figo no ma che figo eccetto vabbè per i furri che è una storia a parte che io non voglio ecco, ecco, approfondire che io non voglio approfondire fatto sta che comunque a parte tutto io ho preso e ho fatto cazzo ora devo assolutamente vedere questo trailer quando è uscito il trailer io tipo ero oh, Che figata Deve essere un'osa meravigliosa Un'osa che rivoluzionerà praticamente Star Wars Pur non essendo canon Nulla Io ti, ti voglio bene ma qui il cane te lo sopprima. <ride> <ride> Usi la soppressione uh... La, in sostanza poi. Siamo in tema visto, di Giappone. Siamo in tema di Giappone. Mi sono ritrovato un po'. retro <ride> gusto di Rottweiler. <ride> mi sono ritrovato con l'amaro in bocca. Sì, proprio quel altro gusto da ognuno, no? Che diceva. Ma forse alcune cose potevano farle meglio. O potevano farle diversamente? Questo è quello che ho. Da dire mm. sull'hype e sulle aspettative di Star Wars Visions, ma tanto poi adesso come spiegherà meglio Lorenzo. Come Lorenzo, noi come, come svilupperemo questa serie? cioè questo podcast? Scusa, allora, in questo podcast si fa questa faremo serie. una tier list con le prime impressioni. No, <ride> se sti cani non la smettono, senti porca. ascolta se a me, se, ah, se ti è semplice, il una... parco divino, parco celeste, pieno di dèi, non è colpa mia, va bene. <ride> A te le bestie Bestia <ride> Insomma si chiede hai fatto le prime impressioni Andremo a fondo degli argomenti Soprattutto con Gabriele Che se vi offende indirettamente Vabbè Cazzi vostri però È un classico l'ha già Ovviamente. fatto ragazzi Troppo tardi Crash Bandicoot mi ha fatto levare Tutto da, da me Dopo Crash Bandicoot sono oh, pulito Esagerato Tu ti fai la doccia una poco volta me, in È proprio come classico. la comunione La comunione No, quando mi ha confessato in chiesa Crash Bandicoot Ah, zitto, c'è anche Samuele Ah, comunque vi ricordo che ecco i podcast punto. sono belli Perché sono uncut Quindi ogni cosa È vero sono Nata, uncut. rimane lì Ascolta, okay. i, i moccoli tu li devi fare Va male. bene, I quindi se mi... No, ganz <ride> Non posso <ride> Caz eh, vabbè, so mi sa che è già troppo okay, tardi. Eh, oh, so cazzi tu hai è... deciso di, di optare per dire tali. Ma tanto, cose. Ma tanto nessuno ha bestemmiato. No, ma esatto. Per ora. Umano. No, per, per Vedi, ora, no, per ora no, è un confessionale, Crash Bandicoot, ed è quello. Comunque, eh, come ha detto loro, si andrà a fare una tier list. Poi si entrerà più nello specifico. Mm -hmm. Beh, beh perfetto, perfetto, perfetto. Quindi, allora, intanto, ora, io mi tengo la lista degli dai. episodi. Ah, qui. Come è giusto che sia, perché uno schema va. Ulisse! Ovviamente il mio schema se l'è preparato. Giustamente. Dio, buono. Eh, interessante. È il momento di silenzio nel podcast è la cosa più imbarazzante che si possa creare. Gli Prima fa buono. Grazie. Il fa buono. <ride> ah, e. Gli fa buono. 90 su 100. Io lo riporteremo poi anche dei podcast su anime. Gli anime stagionali. Ma. Quello è una cosa a parte che È uno spoiler Ce, eh, ce e se ne porterà ne... anche degli altri eh, Ce ne, ne porterà degli altri Io vorrei mettere su Star Wars insieme a questi altri ruganzi Ma adesso in ritardo in Facciamo partire la intro del podcast Della fia Sono passate 3 ah. ore e 59 minuti e, e 8 miliardi <ride> di secondi <ride> Eh, vabbè, eh, è un classico podcast, probabilmente. Ti... Io non li conosco. Non so nemmeno uno, però. Non so, no, ma... non so nemmeno come mettere la intro. Non so nemmeno la Probabilmente la metterò all'inizio di tutto, non vi preoccupate. Quindi quello detto ora è stato praticamente inutile. Ma un classico e, e ovviamente da non tagliare Ovviamente da non tagliare è Perché questo è il bello dei podcast E questo il bello della diretta oh, oh, Prima esperienze Prima puttanate <ride> Episodio 1 cara... Il duello The duel oh, oh, Il Sto duello ah. bono, Gli fa bono <ride> Il bello Il bello <ride> della diretta è proprio anche la signorina Che, sta, che parla mentre Scusami tesoro <ride> Morisse ora Vabbè Parliamo di primo episodio Il duello Dove il protagonista è Ronin Ok Questo questo, questo ganzo con la spada laser rossa Ovviamente ragazzi spoiler Spoiler su Star Wars Visions Ma poi che spoiler tu puoi fare io, io non lo so Gli hanno gli nove hanno episodi di 13 minuti 20 Con storie diverse Sì che buona sì 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 è il allora. Ma a me il primo episodio non ha dato fastidio, in realtà mi è garbato abbastanza. Per quanto Visions mi abbia fatto storcere il naso, perché comunque, a parte lo stile di disegno, che mi ha un po' diciamo spaesato all'inizio perché non sono abituato, ma questo penso sia una cosa mia. Mh, vabbè, alla fin fine non mi ha dato fastidio, ma, eh. mi sono abituato dopo due secondi, anche l'animazione allora. Ecco, a proposito delle animazioni, <ride> fare un discorso un po' particolare. Ma quello ecco, se ne riparla dopo. Te allora le impressioni sul primo episodio allora, devo di dire qualcosa. Paragonandolo agli altri, non è una tier list che la sto per fare, ma paragonandolo, paragonandolo agli altri, devo dire che è, mi è piaciuto molto. Non a livello grafico, perché come grafica non mi è piaciuto eh, tantissimo, non è lo stile di grafica che piace a me, poi vabbè, anche nero. Comunque. Devo ammettere che eh, come storia, forse se non è il più bello, lo metterei al secondo posto. Mi è piaciuto particolarmente, sì. E cioè, Ganto, sai c'è cioè, chi si lamenta del fatto che la storia, la trama sia tipo Tamarra, a quanto ho capito, perché la gente dice che. È il classico uh, momento, cioè, episodio in cui, tipo, arriva un eroe senza nome, a parte che il nome ce l'ha, e, <ride> e, 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 tipo, salva il culo al villaggio dai cattivoni. E vabbè. Ho capito che è uno stereotipo, però... A me lo sa che hazi, fa la gente. E me, sì, e me lo puoi Sì, e Allora, invece... A me non ha dato fastidio, vai, Sam. Cosa ne penso io? Allora, inizialmente, tipo, quando ho iniziato l'episodio, oltre al fatto che... Quando l'abbiamo visto, Gabri e Lore, posso non fermare, c'era un casino della Madonna, la mia connessione non andava e tutto, sicché magari i primi minuti non erano totalmente fuori. Si è di 20 minuti, ed erano le 11 di sera. Ecco, sì. erano ecco, le 11, ecco. erano 11 di, e di e sera. Se tardavo. E si è tardato di più. Cioè, in sostanza io già ho cominciato l'episodio con la mente totalmente fuori, e lì per lì ho pensato, oddio mio, cos'è sta roba? Mi fa altamente cacare. In realtà poi, mano a mano l'episodio andava avanti, mi sono abituato proprio allo stile grafico. Che tra l'altro chi non lo sapesse ora non mi ricordo lo studio. però uh, gli, gli animatori sono gli stessi che hanno fatto tipo le opening di JoJo. Però sti cazzi, non c'entra nulla. E inizialmente mi dava proprio fastidio il vedere tipo le, le spade lasero pochissime cose colorate e tutto bianco e nero ma proprio lo stile 3d inizialmente gli dava fastidio però man mano che lo guardavo cioè sono entrato un po in sintonia e mi è piaciuto la trama molto 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 ristretta anche perché in dieci minuti devi eh, devi che posso dire essere eh, devi far vedere le cose cercando di farle capire Almeno leggermente. E boh, personalmente mi sembra ci siano abbastanza riusciti. Poi, da quello che ho capito, ci, ci faranno anche un romanzo su questo personaggio. E vediamo. Sì, su Ronin il protagonista. Mm -hmm. Ma non penso sia. Mm -hmm. la Cioè, l'adattamento dell'episodio. Del, dell a quanto ho capito, dovrebbe essere una mm -hmm. storia a parte. Comunque non canonica. Mm -hmm. Perché. Ricordiamo che adesso Visions è ufficialmente legend quindi non canonico ecco. per il momento. Per, però intanto si balla specialist. Però intanto si balla specialist. Comunque, dicevo: ma, eh, secondo me, ah, come ti ho detto te, sì. lo stile di disegno: cioè, ci sta, ti stona un po' all'inizio. Ma poi lo accetti perché è segno che è fatta bene anche l'animazione. Che ti fa, tipo, abituare dopo due secondi senza strafarti gli occhi. Cioè, nel senso, non è che ho patito a vedere quell'episodio. No, nemmeno io. <coughs> cioè, più che altro, una cosa che ho apprezzato, invece, è proprio l'incontro tra il culto di Star Wars e la cultura giapponese. Mm -hmm. Che c'è, tipo, quel... Sì, qua si è vista, qua si è eh, vista. Qua, qua è stato impressionante, proprio il fatto del samurai... Anche proprio quando si è visto che Ronin tira fuori la spada laser. E fa. Katana laser. <coughs> no, quella. quella oh, la eh, la <ride> di quella parleremo poi. C'era l'ombrello laser in questo episodio. L'ombrello ah, laser. Penso sia un po' più grave di una katana laser. Bellissimo l'ombrello laser. Mi è garbato da fare schifo. È proprio la scena in cui si vede che la signora Lela Sith, proprio con l'ombrello, fa e tipo apre, cioè, apre il ventre apre il ventre con l'ombrello <ride> e quella scena è stata bellissima e garbato un monte allora sì visivamente sì concettualmente cioè oh, quell'ombrello con... ragazzi io lo boccio a tutti gli effetti poi fai te Samu Questa... ognuno ha le sue opinioni ma no, questo la... poi ne... ne riparleremo alla fine l'animazione è stata una parlare, fiata, eh. di parlare Tutto, magari sì. concettualmente sì, avrà sì, sì. ragione anche Gabriele ma come animazione è garbata ma fa che schifo. cazzo eh cazzo, me ne frega. Una cosa una cosa su cui c'ho da ridire non su disegni, ma sulla scelta dei narratori, questa è scelta dei narratori. Cazzo, le truppe non farme le Stormtrooper. Cioè, allora erano dei contadini con l'elmo simile a quello degli Stormtrooper. Cazzo, fammi qualcosa di diverso, una cosa diversa. Sei su un pianeta in culo al mondo, non nomini nemmeno l'impero e ci sono delle truppe soldato quel cazzo che sono con, con i husky alla, alla mod di soldato costiere ma che cazzo mi fai no mi ha dato fastidio quel dettaglio poi c'è gente Che se ne è fregata completamente i personaggi ok però ma c'è cioè un'intera scena d'azione incentrata lì boh, quello non l'ho capito potevano fare meglio lì mm. Cosa invece molto positiva secondo me è il collezionista, il protagonista che colleziona i cristalli Hyper. Quella sì. è, quella quella è sì, 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 molto. Quella è stato super. E poi lascia tipo un cristallo Hyper al bimbo del villaggio mm. lì. Quella è stata una, una scelta apprezzata. Quella, quella, quella scena non me la ricordavo. Come? Quella del. però mi sì, fai sì, pensare sì, sì. Sì. Eh... Mm. alla fine, eh, ovvio. Oba... Vabbè, poi in 13 minuti lo immagino. Però il villain non mi è garbato perché è stato un po' piatto, diciamo così. D'altro in 13 però però minuti non aprire. puoi. È normale di non di tanto. Tanto. che non avessi. Che la passo, che la passo. Eh, vabbè, que que <ride> quello è, è ganzo. Che ci devi fare? In 13 minuti un tu puoi animare anche con le ma no, è perché eh, no. più che altro lo preferisco piatto che trans Però vabbè, vabbè, vabbè sono due. Passiamo al secondo eh, episodio: Talking <ride> Rhapsody. Eh, Oh Oddio, che troiaio! Che troiaio! Grazie. <ride> <ride> no, no, <ride> che episodio orribile. Madonna di zio, il secondo sì. episodio, grazie. C'è cioè, chi lo, è no, posto. lo mette? Prima in... primo sesto, sesto, quinto, quinto, sesto. Uh, io non ho Sono nove episodi, episodio, eh, te lo ricordo. Penultimo, penultimo. Io penso, io penso che letteralmente, se dovessi fare una tier list, forse l'ultimo: nella tier list sarebbe l'ultimo eh, episodio sì, vai. di questo, no, questo è episodio. Non mi ricordo niente. Mi, mi, stavo, mi stavo annoiando a bestia, Solo furi, Però ora parliamo di, tanto, di secondo, vai. Vede. No, no, il nono, il nono, quello lì dove... Quello ah. dopo il Furry, Lore. Ah, ok, sì, ok, dopo. sì, l'ottavo, il Furry. Sì. E tu dirai, ma c'era un episodio dopo il Furry? Beh, sì, non me lo ricordavo nemmeno. <ride> Beh, la trama di questo episodio è praticamente inesistente. <ride> C'è... Allora, no, aspetta, il secondo, Fett... il secondo, sì. dici. C'è Boba Fett Cibi che... Rapisce un, uno della de, 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 de roba di Jabba, a quanto pare, de, un, un at che è tipo il chitarrista, il batterista e cazzera. Uh, chitarrista. Chitarra la, laser, <ride> sera laser, non me sì. lo ricordo. Uh, cioè, io, io sinceramente... Ecco, ecco, perché non l'ho messa all'ultimo posto? Perché l'animazione mi ha fatto cagare. La, la trama mi ha fatto cagare Ma le canzoni allora, Mi sono garbate un botto A me sono garbato un botto Le canzoni La canzone alla fine Io l'ho cercata su Spotify ma non la trovo Perché la vorrei aggiungere alla mia playlist Senti Al tuo Grazie podcast al, tu la trovi. al mio podcast Eh sì Quello di Spotify Cosa? Eh Ne vai lascia Ah no. eh. <susk> Vabbè Ok, roba loro <ride> Rondo Ma, eh, guarda Ma più che le animazioni A me hanno, hanno dato fastidio Cioè, lo stile di disegno Mi ha dato fastidio a me. È eh, eh, quello Perché questi cioè, No, hai detto le animazioni, canzo Comunque, ah, tipo sì, Cioè, Boba di Fett, Fett Vederlo di in cui modo No, ragazzi No, Boba Fett in cui modo Con la voce tutta Cupa Solita di Boba Fett Perché è quella Anche in italiano ve l'assicuro Ma, cioè, ragazzi Ragazzi, ma No, quel Bolofette non può essere preso sul serio. perché <ride> più che altro... Unico che può essere preso sul serio, ma neanche Jabba, che ha malissimo, <ride> secondo me. Ai ai. E poi, vabbè, il, il cioè. microfono laser. Quello... Vabbè. Tamarata assurda. Sì, tamarrata Tamarata. Sì. Ancora come l'ombrello, Tamarrache, tutte e due. Però ne parleremo dopo di questa cosa. Ecco, una cosa che volevo dire di questo episodio. Importantissima, proprio se ne sono accorti tutti. Non è vero, però a me davo molto fastidio il finale dove, eh, praticamente, eh, praticamente, la trama, trama c'è, essenzialmente eh, banalissima. Questo Atto viene rapito da, da Jabba, come ha detto, come ha rapito, vabbè, l'ha catturato, eh, come ha detto Samu, eh, e gli amici vanno a. Cercarlo, io li chiamerò bambini perché lo stile di disegno non è quello. <ride> Però son ragazzi, son adulti, sono ragazzi, sono quasi adulti. cioè esatto, sono praticamente adulti. <ride> appunto, appunto, è quello <ride> che mi dà fastidio. Comunque, vanno sul palco e si, e, e, si pr propongono a Jabba di suonare per lui insieme al suo amico un'ultima volta. Mi ricordo, una roba del genere. Eh, si mettono a suonare, finiscono la canzone, bella quanto volete. In italiano fa cagare non la cercate. <ride> ehm. E ragazzi Essenzialmente succede questo Jabba Sta a guardare Finisce la canzone Il protagonista, sto ragazzo a capelli verdi Inguardabile, piglia il microfono laser E dice Oh Jabba facci suonare per te Facci diventare la tua band Suoneremo ovunque, diventeremo famosi Ti porteremo tanti bei dindini lui, E lui tipo Alza il braccio Parla nella sua lingua Perché è l'unica lingua che parla Jabba e, e qui c'è la suspense, suspense di mezzo minuto, in cui ci sono le guardie che mirano ai bambini e poi sparano nel vuoto. Ok ora, ora, ragazzi. Cioè, questa suspense, a parte che non dovrebbe esistere, non dovrebbe esistere. E vi spiego perché. Perché tra loro c'è un at. Cioè, che cazzo... Allora, è come se un italiano non comprendesse l'italiano. Cioè, mi spiego meglio. C'hai un. C'hai un. At, è come. Allora, diciamo così. C'hai un gruppo di italiani che non parla inglese. Di là c'è un inglese che ordina ai suoi. Ai suoi. Alle sue bestie, ai, ai suoi minion, di sparare contro uh, agli italiani. Però te nel tuo gruppo c'hai un inglese. Cioè, allora se l'inglese dice non sparate, lui non si mette a ballare, no, sta lì a, 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 tranquillo a, fa, a farsi pigliare di mira senza dire una parola. Ora capisco la <ride> suspense anzi, però, però non ha senso, non ha senso. Un episodio come quello, appunto, l'episodio di quel ma che cazzo. Ma se li sparano? C'ha cioè anche lo stile a bambino, figurati se ammazzano i bambini. E invece sarebbe che stato un eh. Che è è spettacolarità. Sì, però non ha senso. Mi ha fatto ridere la scia perché non è. È una, è una forzatura assurda. Cioè, mezzo minuto me lo sprechi così. Uh, vabbè. Potevi <ride> prendere Jab e fargli dire ok, fra vieni con noi. E basta. Questo episodio è molto molto bocciato. Sì, bocciatissimo. A, a, bocciata, a priori. Bocciata. Non ho empatizzato per niente con il <ride> no, personaggi, per io. esempio. Non me ne è fregato nulla che all alla fine era una band musicale di Cristo. L'unico pericolo che c'era è. Questo, cioè, oh ragazzi, mi ammazzano l'amico, <ride> andiamolo a salvare. Però tanto è un bambino, non. <ride> un bambino. E quindi fa morire. Non ti preoccupi <ride> nemmeno. Ovvia! Oh, <ride> non ti preoccupi nemmeno, ecco diciamo. Oh, Ora si passa a uno dei due episodi animati dallo studio, dallo studio Trigger, l'episodio 3, tri The Twins. Oh no. Uh, I gemelli. Oh no. <ride> I gemelli. Tanto amato da... Parlasene Gabriele, prima voi, eh, per aggiungere. favore. Aggiungerei. Eh? Parlasene prima no. voi <ride> Vai Lore, vai Lore. A te la parola. Uh, cioè, a me non è piaciuto granché, devo dire il vero. Però, però, tutto sommato, diciamo, non lo metterei né in ultima né in prima posizione, ovviamente, ma in una via di mezzo che, ma vabbè, cioè, ci può stare, diciamo di sì. Non ho grandi appunti su questo episodio, cose scandalose, fortunatamente. <ride> Come invece le ha Gabriele. Eh sì, vabbè, Cosa? ma Gabriele non gli va bene nemmeno. Eh no, Gabriele è Gabriele Il problema ragazzi è che io non ce li ho gli appunti C'ho tutto in testa, è quello allora, il problema io, ah, è io... Ma Non è che mi sono scritto no. È vero, è quello il problema Lore Mi faccio schifo da solo Comunque invece io cos'è che penso di questo episodio Allora, in parte il fatto è che io non sono un grande amante Della trigger di per sé Più che altro avendo visto Kill, <ride> Kill Che è un anime... Stra veloce, che tipo in 5 minuti succedono 350 cose tutte insieme. Ecco The Twins: è proprio a questa maniera, Se segui proprio questo schema, questo ritmo che fa succedere troppe cose tutte insieme. Il quanto dura l'episodio? Tipo 17, 17 minuti? No, forse sì, 17 no, minuti sì. non, du non dura nemmeno 20 minuti e certo. succedono 500 cose. Per cui, allora, la trama è, dovrebbe essere essenzialmente quella de, del, frate, del fratello buono contro la sorella cattiva. Già. Che come poi Gabriele spiegherà meglio perché lui ha le idee chiare in testa di Stosa Wii. Come, come se fosse una parodia. Però, appunto, poi lo spiega meglio eh. Gabriele. <ride> cioè. eh, parodia. Allora, cioè, sì, secondo me. È fatto apposta. Si vede, va bene. Però, mi sono veramente sentito preso per il culo. io <ride> Cioè, hai due. Scusa, scusate, eh, avete due gemelli. Due gemelli. Sensibili alla forza, da che parte stanno non me ne frega un cazzo. Va bene, è irrilevante. Ci cioè, hanno. Ah, si vede prima il maschio con i capelli. Biondi, okay. Si vede prima il maschio con i capelli biondi su un X-wing. E con un droide di nome R2 <ride> cioè, per il copyright, allora lì lo vedi. Hel lo vedi Hel Luke Skywalker con R2 oh. e non 2 perché duo è un numero. Ehm, e poi spunta la ragazza, che palesemente uh, dovrebbe essere ispirata, non c'ha niente di Leia. Però sarebbe ispirata a lei perché è la, la sorella sensibile alla forza di Luke. Con un droide protocollare uguale a C3PO ma di diverso colore ora cioè va bene tutto a parte il fatto che sì, sono la son... sono lo stereotipo di quello che secondo i giapponesi dovrebbero essere a quanto pare Luke, Leia e quegli altri eh, non è questa cosa che mi ha dato fastidio le... dell'episodio a voi ha dato fastidio sta cosa della parodia? no a me in cioè, realtà fe... non, non, non me ne frega un cazzo direttamente cioè, ma, eh, alla fine, nemmeno, nemmeno a me, ma se, solo, solo sentivo proprio il culo. Però, anzi, quella soggetta. Cioè, allora, a me questo episodio è garbato. A parte il fatto che vabbè, c'è cioè, il tipo il protagonista, Lore, è lo stesso doppiatore di, di cose, di, di NASA, di, di Tony Caco. Eh, sì, e non sì. l'ha. Eh, quando, quando il nostro amico Giulio l'ha detto, io ero tipo. No, vabbè, anzi. Wow! Tipo, nia, wow. sì, nia. <ride> <ride> se la tagli se la tagli non può Lore non posso Come tagliare. Non pote. sarà può. bene per non te non perché, perché me ne accorgo. Ecco. Di questo ne ha potentissimo. Comunque adesso, adesso voglio passare a quello che mi è garbato da fare schifo di questo episodio. E perché. e no. ah, il, okay. il motivo per il quale io lo, lo, lo approvo. Il combattimento finale, pur essendo una zamarrata assurda, perché è quello che è, proprio il fatto, è tutto meno che canon. Questo combattimento e l'episodio di per sé, proprio perché i produttori stessi hanno A detto: A parte le fruste, le fruste possono essere canoniche, le, le fruste possono essere canoniche. Sì. Ma se non me lo ambienti tipo troppo dopo l'episodio... no, do 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 sì. dopo l'Alta Repubblica. Va bene, le froste no. potranno essere anche canoniche, ma non puoi mettermi canonico mm. due, due cazzo di, di, di Star Destroyer che formano un camion... No 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 no, 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 Allora, ben ragazzi, la io, io non voglio più sentire la gente che si lamenta delle morti nere... La morte nera 3 in Star Wars 7. E tiramenti di quella e non tiramenti di due Star Destroyer attaccati. Inutili <ride> così e solo perché fanno figo. Cioè, proprio appresa presa di culo Cioè, la scena iniziale, io me lo ricordo sì, benissimo. Si apre la scena iniziale. Mm. Sullo sì. Star Destroyer. Transition, ti sposti un po' più a destra e ne vedi due E lì ti scappa il cancro No ma i produttori, ma i produttori stessi che tipo nell'intervista di Crunchyroll Che ha fatto Ranchirol ai, ai produttori di Star Wars Visions ah, Cioè lo studio Trigger ha fatto Ma sì dai perché non facciamo Dato che abbiamo carta bianca perché non facciamo due Star Destroyer attaccati Fa figo E l'hanno fatto eh, L'ho letta anche una cosa del genere Però hanno fatto bene <ride> fino a un no, certo hanno fatto punto bene, tanto cioè... Porca di quella puttana oh, oh oh, porca di quella puttana È come Jurassic World Che hanno preso un dinosauro più grosso Del T-Rex perché I dinosauri belli mm. sono quelli grossi Vabbè eh, ma quello no. Gabi, devi comunque tener conto Che quando una morte nera può dar parecchio fastidio Perché è comunque in un episodio Che è canonico e molto importante Per la trama per tutta Star Wars cioè, se te sai già che è legend, che è una cosa fatta a parte, sai già. Eh, hai tutte queste presupposizioni. Magari, cioè, non ci fai troppo caso. Cioè, ci scherzi sopra, è buono. Cioè... Nel senso, non lo consideri come una morte vera. Sì, nera sì, in, sì, sì. Questo è un episodio. Eh, io penso che il ragionamento fosse stato questo. Secondo me, il ragionamento è stato questo. Quello che hanno fatto è stato questo, secondo me. Perché non si spiega, ad esempio, la parte. E qua arrivo al punto. La parte. Di tutto l'episodio, 20 minuti d'episodio che si svolgono nello spazio, senza respirazione, e fammi finire. Alla fine, questa cosa viene anche iperculata. Se ne perculata perché arriva il droide protocollare a caso con un casco per l'ossigeno indosso. E lì, allora capisce eh, che qualcosa non va, qualcosa vogliono, lanci vogliono lanciarti Ciao, un messaggio col dirti. Possono. Cioè, vogliono palesemente dirti: guarda fra, non ti preoccupare, questo combattimento non lo potevamo fare così figo se avessimo dato retta alle leggi della fisica. Ecco. No, potevi adottarmi soluzioni diverse. Ad esempio, non far perdere la maschera alla tizia, ad esempio. Ad esempio, questa cosa la lasciamo. Poi a quando sì. tireremo le conclusioni sì, sì. di, di, di sta roba qui. Eh, stai laggando un po', eh, vabbè. Eh, quando avrà finito, eh, ce lo dirà E eh, ripeti Samu ah, e allora. Tanto eh, sì. da me, tanto voi lo sentirete. Più che altro non hanno sentito questi due pezzetti È eh, rondo, è rondo per davvero. Comunque, quello ho <ride> detto io. è Che eh, in sostanza poi questa cosa qui. Io ne riparlerei bene quando tireremo le conclusioni di questa serie qui. <ride> per ho capito, ecco. Eh, ecco okay. Te è capito ora c'è l'episodio mm, 3. Però stai allargando un pochino. Vediamo se riesce a chiudere qualche cosina. Uh, Dio, buono. 239 di ping. Dio, buono. Ma si dice che cosa stai Lei ha la WiFi sei... del telefono. Eh, va non... Stacca, Alexa, fa che cosa. Mi sa che mi Oh più che, che... che mi attaccato. Disattaccato. Che non si dice nemmeno. Disattacca. <ride> Disattacca. Oh, di che cazzo è? Disattaccate, ragazzi. I, 2000 di ping. Ok, comunque adesso sei stabile. Quindi si può continuare. Questo episodio. Uh, io non è che lo bot, Però per, per me è più no che sì. Mi dispiace, le animazioni sono fatte bene, ragazzi. Ma per il resto. No, 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 non è garbato, l'ho vissuto veramente come una presa di culo questo episodio. A parte le fruste laser, è un peccato perché è l'unico episodio in cui non ho visto delle spade fuori luogo, perché le spade, cioè le fruste laser a me vanno bene perché me le hanno già eh, presentate prima di questo vision, quindi il resto no, però insomma, poca roba non è garbata di questo episodio. Mm. Sarò io però col quarto si risolve tutto, Eccolo col qua. quarto si risolve tutto. The Village Bride, la sposa del villaggio. Bello, 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 sì. bello, Il mio preferito. Sì, anche il credo. Però Quello che ho mio. messo. Mm. No, io lo, lo metto al secondo posto. Io ho il 4 e cioè il è... 5, mm. ecco. Eh. Bravo. Cioè credo. Siamo al primo mm. posto ci mette Cosa, ci mette L'Oppe Osho. Oscio. tua eh. sorella. No, Lopeos c'è al terzo Eh? Oh, accidenti, oh. anche sul podio sta merda oh. Ti che cazzo ti pare? Io, io, io ho le mie opinioni Te ce le tue e ammazzati Sarebbe di molto buona come cosa Mi fa buona Comunque, quarto episodio mm, Cioè, è l'unico episodio in cui mi sono rimaste in mente le musiche L'unico perché la musica. Io in giapponese dell'episodio 2 non me la sono gustata. Perché io non l'ho guardata in giapponese, ammazzatemi! Eh... So solo che hanno detto che è carina, vero sì. Samu? Allora, a me è garbato un no. morto. Sì, anche a me. Anzi, ora vado su Spotify a ricercare. Visions. Eh, ah, intanto, Lore dici che cosa ne pensi di quarto? È quello lì della, della sposa. Sì, insomma, sì, sì. Allora, Io non so bene come lo qualificherei. Cioè, come dire, è sicuramente uno dei miei due preferiti che sono 4 e 5 perché non ci sono cose, si può dire, troppo fuori luogo. Sì, infatti anche, anche mm. Gabri non si è incazzato e questo è un indice di, di grande, grande no. valore. Eh, ragazzi, ragazzi, non mi sono incazzato. Eh, è eh, l'unico l'unico episodio. Son... Eh, eh vabbè, le, le t-shirt sono, sono importanti fino a un certo ma infatti, punto. ma infatti. Che mi scazzi le regole della, della vita Allora <ride> mi incazzo un po' di più E molto bene Ad esempio Ecco L'unica cosa di cui vi posso lamentare A parte vabbè t-shirt Pantaloncini corti che non si possano guardare in Star Wars Ma eh, intendevo tipo dire Che La katana laser alla fine è Bella quanto vi pare ma secondo me era fuori ah, luogo Secondo me non c'era no, nemmeno bisogno di mostrarla Secondo me invece C'è stata anche di molto bene sì soprattutto il fatto che era gialla proprio, il fatto che era gialler proprio bello dava da, proprio da, da essenza di 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 di, cosa, di non cerume. so che <ride> gli faceva buono gli ha fatto buono ma ce n'era bisogno sì, ma esatto. sì, stava. perché perché perché, perché? Ah. allora allora perché immaginati questa cosa vi. immaginati questa situazione un episodio senza spade laser wow no. che cosa brutta esiste Rogue One oh allora non è, non è tanto il fatto di collegare questi episodi a Star Wars ma è proprio ma non è il collegamento che mi dà fastidio a me la puoi fare una, una, una spada laser a forma di katana ci cioè sono quelle di Rebels sono degli <ride> stecchini non ha tutti i torti <ride> nel senso uh, Samu non è quello il problema perché a me la spada laser katana può anche andare bene non è una regola che, che distruggi solo che non serviva mostrarla, perché hai fatto fuori il, il villain con un colpo di forza, basta. E perché hai mostrato la spada? Sì, ma non ho capito. Allora, te immagina questo. Te immagina questo. Sai la Lucasfilm? Prendi questo studio di animazione, che ora non mi ricordo qual è. Mi pare eh, Citrus, uh, però non, va, uh, non me lo ricordo. Uh, Prendi uh, la mm, Vai fai e gli dici: Tieni, guarda, te devi fare. Questo episodio di Star Wars Visions hai carta bianca. Uno, uno studio giustamente vuole mettere degli elementi a cui la gente ricollega a Star Wars: che siano oggetti laser. Prendi cazzo, ne so, la chitarra laser, il microfono laser. E in questo caso: Oggetti laser. Allora. In questo caso la Oddio katana mio. laser. No, no. Ma Star Wars non è roba laser e basta, Dio Cristo! Sì, appunto. Però, pe cioè più che altro perché te, me, Lore sappiamo che Star Wars non è solo questo. Ma se eh, i produttori giapponesi vogliono avvicinare magari eh, il mondo anime al mondo Star Wars o e viceversa, è meglio farlo con degli oggetti a cui la gente non lo ricollega collega subito, a Star Wars. Eh, però non è abituata. Qualcosa che, sì, che. comunque rimanga impressa. Cioè, ad esempio, se te. Eh. Cioè, se ci fosse stata una normale spada laser, te ora non ne staresti parlando, per esempio. invece ti è rimasta in mente la Hatana laser. C'è proprio. C'è la scena in, ma, in cui. Ma lei ma, ma Ma. La katana <ride> <ride> ed, ed è proprio giallo be bello colorato. Colorpisce. Ed, ed è fighissima. Colorpisce. Ma non fosse stata una katana. La katana. La katana. Te, te dici per avvicinare le persone nuove a Star Wars. Esatto. Va bene. A, alle persone nuove gli puoi mostrare una spada laser qualunque. Non hai bisogno di mostrargli una katana laser. Sì, ma... La katana laser è per impressionare le altre persone. E Non ne hanno mai vista una. E quello è il problema che, che no, non funziona così Peccato funzioni così dato che è Legends Quindi sì. te, te ne devi sbattere e, i coglioni e li, e li so cazzi, e li so cazzi te, te ne devi sbattere i coglioni di questa regola del canon Ancora te non te lo puoi capire questo Ma non è... Non, allora, io ho già capito che è legend. Va bene, lo so, lo so L'hanno allora fermati ci ballo sopra, sopra Ma E il punto... Allora... allora non mi lamento del fatto che usano le atane laser, mi lamento, e, 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 dopo, e dopo ci arriveremo, di tutto, di tutto il messaggio che vuole lanciare questa serie appunto a quelle persone che si vogliono attaccare a Star Wars non conoscendolo. Perché te lo presentano come un, un, una saga piena di astronavi... E, 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 e spade laser. E ok, va, cioè, roba laser. Nemmeno spade. Roba laser. Perché di questo si sta parlando? Roba laser. Ed è questo che. Come viene visto in Giappone Star Wars, a quanto pare. Perché il messaggio è questo. È chiaramente questo. Cioè, eh, io. Ora, non so. Non so te. Ma prendere la Marvel. E far vedere. Magari che cazzo ne so. Eh. Uh, Mm, soltanto alcuni elementi importanti E vedere sempre solo quelli Sempre solo quelli perché siano personaggi, elementi in generale E tutto il, il resto passato in sordina Mi darebbe passato un po' fastidio cioè, A me è stato fastidio <ride> Fa Ragazzi Non so, l'ho visto come un insulto ma non di episodio 4 di vision. Perché l'episodio 4 di vision mi è garbato. Quella katana è l'unica. È l'unica. È l'unico pelo nell'uovo se bisogna trovarle uno. Solo che. Eh, in generale. Io. Non, non c'è un episodio in cui non c'è una spada laser. Cioè una. Anzi, non una spada laser. Un oggetto laser. Non ce n'è uno in 9. Non e ce n'è mezzo perché la gente esatto. eh, ma ci sta, ci sta se sono spade laser ma ci può anche stare ma se mi ricolleghi è laser ogni cosa mi hanno ricollegato di un chaku ragazzi <ride> un microfono c'è un laser ma che cazzo cioè capisci che non ha senso eh, boh. Star Wars è laser e veicoli que questo secondo i giapponesi io l'ho vista così poi ognuno può vederla come vuole. Ah, se... e la gente che sta dando ottimo a, questo, a questa serie. È segno che di, di ste cose non gliene frega. Oppure non ha capito un cazzo. Oppure non vuole capire di Star Wars. Vabbè, lì eh, sono cose. Loro. Sì, ma... però di questo io ne volevo parlare al finale. Okay, Possiamo parlare della TV Se ne, se ne riparla dopo. Episodio 5: Eccolo qua. The Ninth bello, Jedi bello, Il bello, nuovo bello. Jedi. Bello, 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 bello davvero. Disegni, animazione, è sì, è più bello. storia, Eccomi. storia, sì, que cioè, è bello, bello, ma è garbato un monte. Posso dirlo? Sì, a, a me è, è piaciuto questo episodio, incredibilmente eh, è piaciuto. Anche perché da, uh, se non sbaglio, questo è quello che ha fatto la Production IG, che è tipo uno degli studi giapponesi più famosi del mondo. Cioè, allora, io personalmente non, non la conoscevo più di tanto, ok? Però tutti dicono, eh, è lo studio top! Di sicuro farà un, un episodio stupendo. E infatti, ha fatto un bel episodio. Cioè, perlomeno è il mio preferito. Ha fatto un bell'episodio. Questo io sì. lo riguarderei volte e volte. Uh, allora, anche qui. Eh, vabbè, ci sono degli elementi che mi sono giustificato a forza. O me li sono giustificati almeno. Me li sono giustificati. Le hata, vabbè, non ci sono la, mi è piaciuto... No, mm. no scusami, dicevo l'episodio 4. Eh, stavo stavo farmi picando. <ride> eh, insomma... Lore, Lore a te che impressione ha dato questo quinto episodio? Può questo, ne farlo io, questo, perché c'è un po' di roba da questo. Lo, cioè, lo, lo ripropongo come l'ha riproposto Samuele, perché è uno dei miei oh. episodi preferiti. Eh, o il primo o il secondo, perché a me è piaciuta parecchio anche la sposa di Villa, Gianna, che era di vero. Ma che garba molto di, molto di più eh, questo ora vedi, io molto non te lo dico, però non lo so, forse ci sta. Eh, perché cioè, comunque anche a me ha affascinato anche no. la storia, eh, sinceramente. Cioè, eh. la storia ha fatto il suo porco lavoro in questo caso. E... Certo, ovviamente, i poverini, in 22 minuti hanno dovuto. Anche loro, cioè, stringere molto la corda. Eh, beh, certo. E. Cioè, quindi. Mm. Mh, eh, però devo dire, mi sono anche affezionato alla protagonista. Almeno io. Sì, cioè, sì, pur vabbè. essendo solo una roba da 20 minuti, io a lei mi sono abbastanza affezionato. Infatti, me la ricordo piuttosto bene quel personaggio. Perché pur avendo poco tempo sono riusciti a caratterizzare non tutti i personaggi giustamente eh, eh vabbè foca foca focalizzarsi più su più di uno sarebbe stato impossibile in 20 minuti esatto eh. quindi hanno fatto esatto. anche troppo per, secondo me mm. di sicuro non ti potevano approfondire tutti i membri del consiglio eh beh, di cioè non lo fa George Lucas nella prequel cioè in tre <ride> film non lo fa perché, capite ragazzi in un episodio di 20 minuti non lo puoi fare cioè... Se ora dicessi chi ha dei mondi, chi vi verrebbe a mente? Oh, chi vi verrebbe a mente? <ride> testa d'uomo. Testa d'uomo. No, nuova. ragazzi. Vabbè, ah, no, te Gabriel no. lo sai. Chi è allora chi ha dei mondi? Chi cazzo, ne so io? Ecco appunto. E perché? Sì, ma per una come la lice. Lasciamo stare, ragazzi. La lice non capisco. E fin, fin qui. E fin qui. E i colti si risolvono. Vabbè, torniamo a parlare. Ops. Torniamo a parlare. Dei, una cosa di, che ho amato. Di, di questo quest episo episodio è stato la, eh, il fatto che hanno riproposto eh, il funzionamento delle spade laser che proprio mi ha aggarbato il fatto che... La, ah, la spiegazione? Eh, sì, proprio il rapporto che c'hai tramite la forza si esprime con la spada ah, laser sì, e è, quello è, spie... è fighissimo sì, sì, e infatti è è spie... la protagonista non, non essendo molto affine con la forza eh, c'è cioè una la spada laser sbiadita eh, sì, ed sì. era fighissimo! Fighissimo, no, una cosa. No, non avevo mai pensato delle spade laser. Che ovviamente purtroppo per questa cosa qui non può essere canonico perché. Cioè, chi ha visto The Home uh -huh. Wars e cioè, capisce benissimo che è una palese stronzata. <ride> anche, il fa anche quello che Fabria le spade laser è una palese stronzata. Quindi non può essere canonico. Ma allora, allora ti dirò, ti dirò, ti dirò. Uh, se me lo ambienti in un futuro prossimo a Star Wars, uh, Episodio 9, la fabbricazione delle spade laser la posso anche capire. A me è garbata un botto quando l'hanno introdotta. Cioè, sì, anche a me è L'episodio è iniziato con il padre che, appunto, uh, le fabbricava. Dicevo, ma come, come cazzo? Ma hanno fatto davvero un fabbro delle ma Questa, ok, <ride> è una cosa un po' spinta, ma ci sta, è una figata. Esatto. Perché se me lo ambienti in un futuro ancora prossimo. Eh, sì, funziona secondo me. Potrebbe funzionare. Il problema è che me l'hanno fatto in un prodotto legend. E anche qui, Eh vabbè. Quello, ragazzi, eh, sarà bello l'episodio. Infatti, sta cosa no, abbastanza sì, bene. Sì, sì. Come avete detto, la roba della spada laser nitida, o come la vogliamo chiamare, mi è garbata. Mi ha fatto storcere un po' il naso all'inizio perché ho detto, beh, non funzionerebbe così. Poi ho detto, beh, se la metti nell'ottica nell di una regola legend, allora. Mm. È figa. Come anche il fatto che poi allungare, stare. abbassare. Sì, sì, è vero, eh, bello, bello, bello. la spada laser è fighissima, anche eh, quella. Modificarla, quella modificarla. In realtà c'è anche nel canone. Vedi la spada di Kylo Ren però No, ma vedi no, proprio il fatto che poi diciamo lì per lì eh. abbassare, allungare. Ah, lì per lì, ok. Ecco, okay. quella è figa. anche che quella è figa. Quello. Sì, 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 mm. è garbato è una cosa... Si vede tanto che è anime, sì, eh, è però... Vabbè, eh, ci cioè, sta, è sta. bello, c'è nessun senso. Si punta... eh, gli, fa, gli, fa gli fa buono. Gli eh, ma... fa buono. Ecco, ecco fa una buono. cosa... Paragonandola all'episodio 4, credo che l'episodio 4 abbia ambientazioni semplici, ma più belle di queste dell'episodio 5. Secondo me, l'asteroide... Allora, non ne parliamo, ma... Eh, tipo, <ride> mi ha garbato di più. Ad esempio, il combattimento sul ghiaccio, sul lago ghiacciato. Sì. Questo... Questo è quello, mi ha garbato. Ma anche se erano su degli speeder che richiamavano l'episodio 6, vabbè. Eh, vabbè. Quello... Ah, è vero, è vero. Quella roba degli Ewok, sì. esatto. Eh... Ecco una cosa, mi ha garbato tanto. Il plot twist dell'episodio, ah, dove tutti, tutti i membri sono il zit. Io dicevo, ma allora palesemente il droide è un villain. Esatto. È il villain. Eh, vabbè, Comunque cioè, è un gli villain. gli rossi, è palesemente il cattivo. E niente, eh, niente. E niente. E niente. Da, da, Il tuo cervello da stronzo ti porta a pensare quello è il villain. Esatto. Il plot twist, lui è l'unico buono, oltre alla ragazza e <ride> qualcun altro. Che poi pensi... Che, che, che fanno il culo ai veri cattivi, esatto. che sono i Jedi, cioè, che sono... All'inizio ti portano a pensare E eh, vabbè, dai, palesemente lui è il cattivo e ci saranno i nove Jedi che combatteranno poi... Con, eh, contro questo qua no, ma que e invece poi è e tutto il quello. contrario è, è bellissimo ma quella è stata la ciliegina sulla proprio... porta eh? cioè sì. sì è stato fighissimo eh, proprio, proprio il fatto che si è aperto il robot ed è uscito il, il dottore lì come altro si chiamava quello, insomma quello lì eh non lo so non lo so non me lo ricordo quello sembra, è gli, i personaggi ragazzi gli unici che mi sono eh. rimasti dei nomi Uh, Lop uh, sì. Ronin, che Lop per, per, per odio, Ronin perché deve uscire il R2. romanzo e R2 per, <ride> per odio. R2 R2 ragazzi, nomi. No, non ci siamo. r Toby 1. <ride> Oddio, è vero, Toby. Toby T0 B1. lì come r era il prossimo episodio quindi il sesto episodio. Toby. Toby one Eccolo se, Episodio 6 Toby one mm, Piccola parentesi Piccola parentesi Ma sarà bene fare in due podcast Questa roba Perché in uno mi sa che uh, No Di solito i podcast Ma allora I podcast Durano un casino Sì sì solito. sì Durano Quindi noi si stanno ora... andando, Noi si stanno Andando spediti Rispetto alla media E' una figa Certo C'è chi fa Il problema sarà Per Samuare Carlo eh, Vabbè Gli fa quello... buono Ma poi tanto ci metterà ma tanto ci metterà un'immagine statica e noi parliamo, sì cioè che non peseranno in tantissimi no, video, Infatti, penso. infatti. Anche se peserà... Anche perché sennò, sennò eh sarebbe un video e non un podcast, essenzialmente. Eh, però così... Cioè, sai cosa si poteva fare? Ora ci penso. E ricordare si il farà. disco. Con pallini e si illuminano, ah, 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 eh, ah. eh, eh, Va, va. Va, Oddio, pazienza. Pazienza, ah. eh, or ormai per davvero. Ma tanto... Ma tanto poi c'è anche il lag, non si capisce un Già, cazzo, vero? E vabbè, ma, comunque le tracce visto. audio sono le, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè vai. Vabbè, ci oh. si penserà in futuro, Bucaioni, si vedrà come gli va la demozione a, a me e a se gesti come gestiene. Come gestiene. Li prendiamo in Perché dove? perché loro con quella è un c'ha problemi. Allora, Toby1. 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 Toby L'unico lato negativo di questo episodio è che riesce a usare la forza un droide. Per il resto mi è piaciuto tutto. Tutto le animazioni. Credo che le animazioni siano quelle che mi hanno colpito di più. I disegni un po' meno. Cioè, le ambientazioni non mi sono garbate. Come sono state realizzate. l'ambientazione della, della. del pianeta super futuristico mi è garbata un po'. Cioè, sì, ma finché droide, usava la droide. forza per i fiorellini, non ha senso. No, per il non La usava tipo per comunicare con il suo maestro No, all'inizio, all'inizio Quando la punto. usava per... Non dove era Sì, era sui su, su, su pianeta uh, Non me lo ricordo eh, Aspetta, eh, qui. Mi sa che... Cioè, io non credo di, di aver detto una cazzata Ora però te lo dico Ecco Ma aspetta, ma il robot usa la forza O i, i coso, il padrone? E eh, ora te lo dico <ride> okay. Cioè eh, a me da un fastidio se la usa Il robot non è il padrone. Ah, poi un altro difetto forse. Il villain. Il villain è tipo. Oddio. È, è arrivato un, due secondi dal robottino. Non, non ho capito come. E in due secondi l'ha fatto fuori Sì il robottino. È tipo. Ok. Cioè. Forse un po' meno dialoghi, un pochino più di... <ride> anzi è quella che voglio guardare in un episodio di Division, forse me la potevi mettere, però vabbè... Eh, cioè, più che altro, quello che penso di questo episodio è... La premessa è figa un sacco. Il problema, okay. ancora una volta, è il tempo. Perché se, se di questo qui mi facevano una serie, io l'avrei apprezzata da far schifo. Proprio robot che usa la forza a parte... Mi può importare una sega, sinceramente. A me, eh. Potevano fare un droid che usa la spada, ma che non la forza. Cioè, cioè, sì, sì. la, la cosa che mi dispiace è che proprio è stato un episodio troppo veloce. Proprio e lui prende, uh, succede tutto qui, gran casino, distruggono tutto, rimane da solo. E velocemente, proprio in 5 minuti, prende, sa usare la forza coso, cioè, la ragazzi, spada laser e tutto ragazzi, è, è, è diventato è diventato Pinocchio <ride> da, da, cioè, voleva diventare un bambino vero. <ride> è diventato un bambino nero e c'ha anche la spada che può essere paragonata al naso lungo so che... ragazzi via è, è diventato pinocchio. Pinocchio, Cioè, anche il combattimento è tipo durato due minuti o una, una roba di genere, mi dispiace perché se magari vedevano lui si facevano vedere lui che si addestrava, imparava magari che lo so faceva altri combattimenti prima di quello sarebbe stata una figata assurda però giustamente eh, in poco tempo ci hanno dovuto cioè, fare dura un quarto d'ora eh? però magari no, a, allora, 20, a 20 dura un ci cazzo. Eh. Vabbè, eh, allora giustamente siamo comunque eh, insomma perché se giustamente mi devi fare una un, una storia che non ha senso che okay? <ride> Tirata, per le... cioè, tirata nel senso forzata. Mi sta sui cazzo. Cioè. Eh, allora. Ora faccio un accenno ocio eh, la, la cosa, la, la, la bestia, <ride> ecco. Sa, sa usare subito la spada e la forza, a caso. Cioè è così. Eh, e ho capito che in 20-10 minuti non lo puoi fare, ma semplicemente come ne parlerò dopo meglio. Se devi gestire una cosa ingestibile, non la fare! Non me la mettere. Cioè, oppure me la gestisci meglio. Il robottino ci ha avuto 20 minuti di episodio per lui. 20 minuti eh, tipo 16, vabbè, qual qualcosa un po' di più di 15. Il robottino. Credo, perché un po' è durato. Eh no, e 15, to eh. Toby. Uh, L'episodio 16. Ah, ok. 15, 15 minuti. Però in 15 minuti, ragazzi, ha, 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 ha dialogato con altri droidi che sono utili allo schifo. Cioè, eh, non ha fatto niente se non esplorare la casa. Eh, che cazzo ha fatto il pianeta in cerca di cristallo. Che poi, in realtà, alla fine era dentro di lui. Che cazzo era <ride> la roba. Sì, c'era eh, tipo l'invention. Cioè, me lo potete. Eh, ma mi potevi gestire meglio questa cosa, secondo me. Cioè. Eh, il fatto che lui impara a usare la spada laser. Eh, non è una. Non è una cosa. Che che puoi fare in 20 minuti facilmente ma me la devi fare non è che pretendo che te tu mi figli un personaggio e stai usare già la spada tra parentesi senza dover usare la forza anche quello lì vabbè mi ha dato fastidio perché è un, un essere organico mi ha dato fastidio perché mandi a fanculo l'intero concetto di forza altro che canone vabbè <ride> Vabbè, per il resto bellino. Per, per il resto, resto bellino. Così mezza roba però... C'è per una formigola bellino. sullo schermo, che cazzo ci farà lo saltro so che lei... Ma... Dai, una sega, io ce l'ho tutta in casa, è un tipo buono. Forca... Devo stare star zitto. Siamo su, siamo su YouTube. Devo stare Parlando zitto. di uso di spade laser. Siamo a, qua a Siamo a, qua a Di, di Quarraha. Di Formiole sullo schermo del carbo. <ride> L'episodio 7. L'anziano. The Elder. In inglese. Bello, bello, bello. È bello. un episodio molto particolare. Ed è fatto anche questo dallo studio Trigger. Gli stessi di. Questo magari? Gli stessi di, di, di quella tamarrata di The Twins. È tutto un altro livello, esatto. eh. eh... Sì, sì eh, son, esatto. so, cioè, è proprio anche lo stile dell'animazione. Sono due cose diversissime. c'entrano cioè, un esatto, cazzo, il il e i disegni, e il disegni i disegni, le animazioni è una fake news, quella che mi ha detto Samu. In realtà. Secondo me, dentro cazzo. la trigger, questi due episodi sono stati fatti da due team diversi dentro la trigger e c'è cioè, tipo uno sta le tra l'altro, però vabbè. <ride> eh, si hanno messi eh, forse non c'è comunicazione ma di questo pagheranno ah, no, loro sì, non sì, 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 mica noi cioè cazzere. anche noi si paga eh, per l'amor di Gesù però cioè, non, non allora la cosa di negativa classi, però. è ronda è ronda eh, è, oh, porca è rondo davvero ronda ci tocca ci tocca se no se si guardano i video di merda i craccai non si dice non si dice a parte Royale. ho visto che l'hanno aggiunto su anime World doppiato in italiano e basta che schifo. Cazzo. <ride> che schifo. Che caso? Ah, caso. Anche il trailer di Vision è arrivato tipo due mesi dopo a quello dell'inglese, ragazzi. Vabbè, è vero. Arrivavo tardissimo è con l'italiano, ragazzi. E il bello è che c'era un dialogo in, in giapponese. Non, non, era, non, era, non era tradotto. Non era tradotto. Non capivo per quale motivo. Non lo questi belli faggi uh, comunque episodio 7 le uniche due pack il villain un po' troppo me è morto subito forte forte è morto subito quando arrivava il maestro uh, e poi un'altra cosa che mi ha dato un po' fastidio vabbè questa è regola legend quando il padawan non muore e sarebbe stato meglio se, se fosse morto secondo me uh, a livello emotivo perché c'hai 10 minuti alle spalle di dialogo fra il maestro e il padawan di obono fammelo morire <ride> eh, eh poi, sì, e poi, poi il, po'... il, maestro, il maestro che quando viene ferito il padawan lo percepisce come se fosse morto Dai, che cazzo cioè gli eh, attira una sprangana in viso no, è l'emozione è, eh, cioè, è l'emozione <ride> Non ci vedi niente. Non vedo niente di emotivo nel vedere un vecchio prendersi le, le contrazioni per uno che si tira <ride> le, le mani da solo nel viso. Cioè, nel senso, le... no. Cioè, allora, a me di questo episodio è garbato un monte. Il Sith, quel mm. appunto l'anziano, cioè, il vecchio grullo. Sì, ci a me è garbato un monte proprio come personaggio e tutto. Però speravo tanto che il Padawan morisse, o almeno uno dei de due morisse. Segnalati. Ah, i pugnali laser. Qua ah, è vero, che ci sono i pugnali laser del, dell'anziano che hanno stile: e spade laser. Eh... Ma non mi hanno dato fastidio i pugnali, e le katane laser. Cioè, tutto il resto è che mi davo fastidio, <ride> ombrelli, eh, non ciao, microfoni. E... Catane. Vabbè, fruste no, fruste no. Ma se ti no, i no. perché l'ha tirata eh... fuori sono disabile. Eh, no, non ho detto che mi ha fatto schifo la spalla, ho detto che, che era un momento sì. in cui non serviva a mostrarla. Eh, vabbè, comunque Comunque parliamo di questo episodio 7, in realtà non c'è niente da dire C'è poco, è bene. bello. Cioè, è perché è stato bello, appunto, sì. eh, nel senso, eh, le cose sono son, son più facili da dire quando si disprezzano. No, questo eh, è, è vero, infatti. Quindi i furri. Cioè, più che altro... Più... Oh, che... oh, oh, ora, ora ora ne parlo di quelli il prossimo episodio. Ora di vesti, ne parlo. In questo episodio, appunto, non c'è nemmeno tantissima trama. Perché la trama essenzialmente sarebbe: eh, sono un apprendista, un padawan, che vanno su un pianeta e sconfiggono un sit. Basta. Eh, esatto, Questa è la trama dell'episodio. Cioè, è bello più che altro perché ti caratterizza... Però... Più che altro essenzialmente, solo tre personaggi che sono il Padawan, il maestro e il vecchio. Che sono pastor. anche Questi i main chap. Ah, ah, già, già. eh, si, sì, appunto. Okay, eh. Ci sono eh, comunque ci sono dicevo... delle comparse di, 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 di quei bambini di villaggio. Mm. E basta. Eh, appunto, di questo volevo parlare. Quelle comparse sono veramente <ride> cioè. inutili. Esatto. Cioè, quei bambini, quei bambini fai occhiolino, <ride> due minuti a fare gli occhiolino, e vanno via, e si rivelano alla fine per caso. Eh, vabbè, mm. non hanno senso di esistere, però. Ah, altra cosa mi è garbata. Tipo, uno dei dialoghi, dei pochi dialoghi che mi sono rimasti in mente all'inizio. Tipo, il maestro dice i Sit non è possibile che ci siano, sono estinti da. Centinaia di anni che ci fa che pensare, vabbè, ci credo. fa pensare, quindi se è una roba, Chia di mundi, previso di uno, chi ha Eh, Testa d'uovo, chi grande, Chia di reference Oh, comunque, vai, sento odore sento odore di furri. No, oh, no, sento odore di furri, Gabri, oh, eh, no. sento odore di furri, Sento odore di Loki e Osho. Gabri, parlaci in Gabri nel modo più cauto possibile. Dai, dai, dai. Cercherò di parlarne ah, sì. nel modo più cauto ah, possibile. I furri aspetta, non aspetta. devono esistere in questa allora, No, Non funziona. Gabri, lasciamocelo meccilegina sulla torta. Proprio ecco. Ah, perfetto. Uh, per, perché Gabri c'ha da dire un monte di cose. Cioè, io essenzialmente, in questo episodio c'ho da dire che è uno dei miei preferiti. Poi perché mi è piaciuta la caratterizzazione, i luoghi, Se i di segni, l'animazione. Se decido di Lop, si ammazzo le <ride> Dilop ti no, no, ammazzo de Ha detto due battute oh, du in tutto. Oh, ecco bravo Ci oh, eh, ho detto eh, bravo, bravo bravo No 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 bravo, bravo bravo Allora a me mi importa una sega di Furry Cioè è stato lì È stato uh, uh, Vegeta Benefetto. versione <ride> Furry <ride> Cioè <ride> Quei quel cosa Quello sì. super Mi sono dato la... potenza Inutile anche quello Cioè l'episodio però in effetti è carino C'è proprio mm. la trama e tutto è bellino perché c'è proprio questo rapporto tra l'impero e repubblica. Tutto... Anche quella cosa eh, il eh, padre quella cosa e subappo. la figlia, però quella cioè, bene. è strutturata Il concetto della bene. famiglia, tralasciando il, il fatto del... il fatto Furri che quello lì vabbè, Gabriele che è un po' down ha qualche problema, no? Ma cioè, c'è più che altro oh, una cosa che sono riuscita a fare in questo episodio, secondo me è proprio Farti uh, Conoscere bene i personaggi Lasciando il furia a parte eh, Vabbè è una storia di, ecco, di tutto no? Ecco. Vedi appunto come c'è l'evoluzione dei personaggi Appunto che sia ha la, la bambina Che poi è diventata quella sorta Di sit, sit Non so sì. Eh, sì. E vedi appunto come era da bambina Come si rapportava da bambina E poi la ricolleghi invece Nel time skip dove c'è lei da grande E ci sta che è praticamente tutta un'altra persona. Ed effettivamente è fatto bene. In 20 minuti ci sono riusciti abbastanza bene. Per, per come la penso io. Per come la penso io. Mm. Mm. Eh, Lore? Ma io l'ho già detto tutto sommato, a mio avviso fattore furia a parte ho capito vuole spalle di furri ho capito ho capito vuole bene <ride> no, allora ragazzi ditelo ti, perché te, non è possibile prima ho cioè, te, una voce, proprio eh, l'odio niente di non capisco stasera. proprio perché cioè va bene non dovrebbe esistere che ti pare <ride> <ride> se te guardi se te guardi ecco, l'episodio ecco. solo l'episodio senza avere pregiudizi cioè io esatto. non, non, cioè, non lo troverei così odioso a mio avviso poi vabbè allora, uh, a parte i pregiudizi, va bene, a parte i pregiudizi, lasciamo stare i pregiudizi. Eh, eh, come inizia l'episodio? Inizia con un flashback. Di quando. Anzi, un flashback, non è nemmeno un flashback. Ti fanno vedere tipo eh, questa furri da bambina. Questa bestia da bambina. <ride> la bambina. La lo bestia. <ride> ah, il bestia da bambina. Fur che per qualche motivo ha un collare. non so per quale motivo ha ah, un, un collare, collare. Come se, come se fosse <ride> sì, ha un collare tipo da schiava. Sì, 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 il vero. collare da schiava. Quel collare. Quel collare non ti viene spiegato. <ride> Arrivano questi due, il ba babbo e, e, e figliola, pigliano. Gli levano il collare, così a caso uno sconosciuta la pigliano, la portano a casa. Allora eh, sei parte della famiglia, fine del flashback. Eh? O quello che è? No, non è Ah, Bene, sì, sì, Si arriva, è vero, finisce lì il flashback praticamente. Finisce il flashback, cioè tipo una foto di famiglia, insomma, quella lì. è mm. eh, Veloce, veloce. e Insomma, che succede? Succede che si passa al presente. E ci sono il padre e la figlia superiore cioè quella lì che non è stata adottata cioè non la bestia eh, che <ride> parlano del fatto che una voglia l'impero, cioè la figlia e il padre voglia la repubblica praticamente discorso che per chi si è vissuto Star Wars e The Clone Wars gli vengono due palle grosse quanto, quanto una ciofeca però, però per tutti quegli altri no perché è un discorso molto... Molto molto delicato Di Star Wars E ho apprezzato che ci fosse appunto questo tema Perché bene o male In 20 minuti lo hanno Trattato, ecco diciamo così Per chi non ha visto Star Wars è una perla È una perla questo tema Non l'episodio, questo tema eh, Bene, allora Io non mi ricordo poi che cazzo succede mi Sono soltanto tipo che la, la ragazza Si allontana E a un certo punto Per qualche motivo per qualche motivo uh, il padre cede la sua spada laser o la sua non è la sua. cede una spada laser alla figlia adottata, la bestia. alla bestia alla eh, eh, esatto la bestia cede la spada laser alla bestia gli fa fare un, un solenne giuramento e poi boom basta eh, questa, è, questa è la spiegazione della, del fatto perché lei ah già la rimprovera perché usa il una volta per mezzo secondo si mette a usare dopo tutto il tempo che ce l'ha lì all'orecchio. Si mette a usare il gear di Dragon Ball, quell'affare di Vegeta, ecco. E la, la rimprovera e lei non lo usa più per tutto l'episodio eh, perché, perché ti devono far capire che lei deve, non deve affidarsi agli apparecchi tecnologici, deve affidarsi soltanto alle sue sensazioni e alla forza, va, eh, va bene e no. Ok, perfetto, eh, arriviamo però al dunque. A un certo punto non mi ricordo per quale motivo. Uh, tipo, la ragazza coniglio, la bestia, si <ride> trova a dover arrivare uh, dal, a doversi recare dalla, dalla sorella. Tipo che sta uh, discutendo con il padre di nuovo. Solo che lo rende cieco più avanti. Quindi lo piglia anche a sprangare. Insomma, questa. <ride> questa qui. Questa bestia piglia un ombrello che ha per tutto il momento, tu, tutto il pilota c'ha dietro. Piglia l'ombrello e plana. Comincia a planare con questo ombrello, bypassabilissima come scena. Eh, poi, portandosi dietro sempre il famoso robottino che deve avere perché se no, no. Eh, questo robottino, il buono che fa è morire. Cioè, no, 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 no. no. Mostra, alla fine, alla fine muore e mostra anche la foto oh, di famiglia ecco, per farti ecco. passare questo tema. Che è difficilissimo. Difficilissimo da, da trattare. Il tema della famiglia, in 20 minuti di episodio. Bene. E secondo me non ci sono riusciti a farlo passare. Più, più il contrasto fra, fra l'impero e la Repubblica. Quello quello sì, sì. Quello sì. Insomma, il droide muore come uno stronzo. <ride> non ha fatto niente. <ride> okay, in <ride> ha mostrato una foto E la ragazza Comunque Se n'è andata via Perché sì gli se n'è fregata Nella famiglia E n'è andata via ora, ecco, ora mi ci fa pensare Perché è andata via Perché il, il, il furri La bestia è arrivata E ha cominciato A pigliare a sprangate Non avendo mai usato Forza e spada laser Con la forza E spada laser Piglia A sprangate la, la sorella Anche se non voleva Combatterla e Perché Perché ha reso cieco Il, il padre e questa è sicuramente una gran caratterizzazione del personaggio di Lop. Ora, eh, parlando. La storia è finita, è questa, e ora vi dico solo: aspetta, una cosa. Capri. prendete Capri, l'op, aspetta. rimuovetela e date una spada laser al padre, cioè. Vi toglievate il problema del far imparare al, all'op alla bestia il, la, di, 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 di usare la forza, la spada laser. Vi toglievate un personaggio che ha tirato sì e no tre battute in 20 minuti, inutile al cazzo, Rispetto con dei gadget inutili al cazzo. E, 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 e il coso e, e, e il droid di merda che poteva o benissimo seguire il padre, o comunque lo rimuovevi. Perché è inutile. Bene, toglietelo. È completamente inutile. È sostituibile col padre. E sarebbe stato anche meglio vedere il rapporto padre-figlia, stavolta femmina per le amante nelle femministe, non padre-figlio. <ride> eh, cioè, con lei che lo rende addirittura cieco. Ora, per chi ha visto Rebels, e anche Samu, <ride> gli verrà da ridere e da pensare a Kenan. Però per chi non ha visto Rebels. Cioè, un ceco in Star Wars lo vedi solo in Rogue One, a parte, eh, a parte Rebels e uh, tipo il fumetto di Mace window che ho finito di leggere oggi. Mm. Quindi, ragazzi, hashtag bestia a capofitto. Tra l'altro, Gabri, ora mi di, ci di fa culo, pensare, però. a me ha fatto ridere proprio il finale dell'episodio. L'episodio letteralmente finisce con l'Op e la Sith. Non che muore? No, non muore nessuno. Perché, lo, perché loro prendono e fanno: Eh. Ci rivedremo! E finisce l'episodio. Con loro veramente si guardano. E non la rivedemmo mai! in sostanza, sì, perché. <ride> l'episodio finisce loro due e si guardano per dire: Ma che cazzo succede? Boh, non lo sapremo mai. Famiglia inutile. Per... Il tema della famiglia è inutile perché lei va comunque via. Droide, quindi inutile perché l'unica cosa che fa è mostrare la foto della famiglia. Lop bypassabile dal padre. Fine. Questo è quello da dire su questo. I furri non vanno bene in Star Wars se sessualizzati a studentesse del liceo di, di ogni cazzo di anime, ma non che, è una studentessa del liceo, presa... <ride> oh porca troia, porca vedi l'uniforme vedi scolastica. Vedi che c'ha la minigonna. Vedi un ombrello che si minigona. vorrebbe no. semplicemente ficcare in culo invece minigona. di fare la foto, no, la minigonna. Oh, eh. oh. Ha un ombrello e si potrebbe ficcare nel culo al posto di, di giocare <ride> Anche io in casa <ride> ho un ombrello. Che cazzo vuol dire? E meno male, se no tu pigli l'acqua. E eh, sarebbe anche letto, Sì, ma devi capire. Senti. Allora, episodio 9, episodio 9. Poi si passa. Poi si ecco, passa. Al bello. Episodio 9, Akhiri. 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 Cacami, sì. Questo episodio mi ha fatto hahare. del peggiore di tutti, secondo me. Ragazzi, ragazzi. <ride> ragazzi, questo episodio eh, non esiste. Cioè, per me non Anche esiste. L'unica cosa che mi ricordo è una cosa che mi sono lamentato. Cioè, eh, <ride> ovviamente. Cioè, tipo il, uh, il protagonista maschio. Che, che tipo, prende. Ridà la vita alla femmina. Dopo che è morta per mano de de del Sith, si unisce alla Sith. Uh, prende, usa la forza per guarirla e io sono lì che faccio, Ok, però adesso nella salva lui muore, vero lui muore, vero adesso muore. No, non è morto, no. e io non mi ricordo assolutamente e... niente di questo episodio. Perché dopo aver visto letteralmente 8 episodi di fila con il penultimo dove c'era un Furry che dava su un ombrello, e tutto, io essenzialmente sono arrivato al nono episodio. Uh, totalmente distrutto. Ho seguito, sì, ma già mi sono dimenticato tutto. Beh, Più che altro, anche io perché, perché... Io non mi ricordo niente di quell'episodio. Mi ricordo i fondali, ma, tipo i disegni. Anche basta. perché, appunto, i disegni mi hanno fatto veramente schifo. C'erano dei visi che facevano cagare. Ma se c'era fra, fra, ah i visi facevano, facevano cagare. Scalare. Però, tipo, gli sfondi, io di... gli sfondi, tipo, cioè, c'è cioè una foto che hai mandato sì. su. Sui gruppo, te la volevi mettere come Il... desktop. Ma ah, non ero io, beh, io me beh, la volevo mettere come desktop forse. Ma mi puoi fare Però era bella. Era bella, solo I che disegni, tipo, i è un, è un'immagine, è un'immagine e basta perché semplicemente non la devi animare, cioè devi animare la barchetta, sicché è un'immagine fatta bene perché la devi fare una volta sola, ovviamente, <ride> e quindi è così che funziona. il cioè, fatto sta che io eh, ragazzi. o mi riguardo questo episodio per bene, me lo riguarderò tanto. No, io non me lo riguarderò mai, Vision. Basta. È Non si riguarderò mai, io, Vision. Nemmeno in giapponese me lo riguarda. Eh, Cazzo Eh, che stasera è proprio da Ronda. Te lo dovresti guardare in per sentire quanto fa cacare la canzone del episodio 2. E ragazzi, che dire. Primo posto, episodio 4. Ultimo posto, episodio 9. Ma l'8 se la gioca l'ultimo posto. No, sto scherzando. Lotto almeno ha un tema interessante che è quello, non uh, della famiglia, ma delle pubblicità. Uh, attenzione. Per il resto fa... Il miglior chapter e peggiore? Oddio, il personaggio non te lo so dire. Uh... Ha detto chapter, no? Cazzo. Ah, <ride> Rondo. <ride> Avevo... Allora, uh, boh, io credo il miglior episodio... Il 4. Cioè il 5. Okay. il peggiore è il 9 Qui io lo penso a questa maniera Poi... anche io sono nella stessa opinione Soltanto, al primo posto ci metto il 4 e stavo per dire mm -hmm. un po io metto 5 e 4 lì lì che sono lì lì per appoggiarselo ultimo posto o 9 o 2 mm. <ride> no non lo so il due razzi. Cioè, è tutta roba. Eh. No, eh. Il tuo, però, almeno ha dei personaggi che ti ricordi perché fanno schifo. Nel, non non, non più te ne ho Infatti, cioè, non, non nominerò nessuno di quelli. Ma come miglior personaggio forse mi è piaciuto di più tralasciando la modalità un po' fresce. Ehm, Ronin, forse. Oddio, forse. Ah, forse è anche, anche, me, anche se me è Ronin. non erroni. Quella è, Ronin. Neh, quello è me garbato di più come personaggio. Adesso cioè, ci saranno tutta, tutta la gente in chat che ci segue. Quindi, 10 persone, che cominceranno a dire: Eh, ma Ronin è il meno caratterizzato. Eh non me ne frega un cazzo, ragazzi, lezione Cristian è un gribus della Madonna. va bene Comunque, così. se siete arrivati a questo punto, siete dei santi. Eh, siete dei santi? Grazie, grazie. Perché ho sopportato noi. Grazie, dei... grazie a tutti. Eh, prima eh. Bah. È Prima dell'ultimo, all'ultimo Non c'ha più Boia. voce ragazzi Visions voce. Io gli do un bel 7 Anch'io 7 Io, io sette. do 7 a Visions 7 infatti su My MyAnimeList c'è proprio il mio voto ah. di 7 Ragazzi io non dirò il mio no. voto Eh no ragazzi no, ora te lo dici <ride> allora, eh, allora il problema è che Il primo episodio lo approvo Va bene il secondo lo boccio a pieni... No, a no, pieni. dai di la media. Poi il terzo è un il di La Visions di per sé. Sì, 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 ma sto contando quanti ne approvo rispetto a quelli che non approvo. Per capire quanti, come cazzo devo fare il, il voto, perché... Cioè, scusate, secondo, terzo... Uh, uh, Quarto, sesto, settimo, ottavo... Oddio, in realtà ne ha... Approvo più di quanto ne disapprovo. Sì, ne approvo 5 e non ne approvo 4. Cioè il 9, l'8, il 2 e il 3. Per il resto, sì. Quegli altri mi sono garbati. Non c'ho molto da dire mm. su quegli altri. Eh, il 4 sicuramente è quello che mi è stato meno sui cazzo di tutti. E non vuol dire che sia perfetto. Non vuol dire nemmeno che mi abbia fatto schifo. Ecco. Ora ehm... arriviamo al dunque, Gabri Aspetta, fammi no, dare un ah, voto giusto, ecco. giusto, i voti, voti Pardon, mia colpa, mia colpa eh. Allora, il mio voto si aggirerebbe intorno al 6 Dai, sei tondo glielo do 6 tondo, ma solo perché è Legend Perché altrimenti andava sotto lo 0 Ecco, parliamo proprio ora Ora mh, mh, Questo fatto del Canon Legend Del Canon Legend Del Canon Legend Gabri, sei troppo attaccato al fatto che è un qualcosa, uh, come posso dire? Che um, se non segue la, la regola di Star Wars, allora, allora non va bene. Ha ragione quindi ha ragione. che sia l'ombra, tipo... che siano le katane, che siano le t-shirt, le ma magliette corte o cose simili. Allora, a me farebbe comodo un po' di legend, effettivamente. Il problema è che il legend a me non mi fa schifo. Ok, il legend a me non fa schifo. A iniziare da Kothor, Clone Wars 2D, mi garban tutti. Anche tipo dei fumetti che, che ho qui, che sono legend, sono due, e li ho comprati <ride> per sbaglio. <ride> eh. <ride> ecco, eh, mi sono garbati. La roba legend mi garba, il problema è che eh, la roba legend mi sa tanto di. Qualcosa che appunto la vedo come qualcosa di non concreto o comunque di occasioni sprecate. Prendiamo il fabbro. Va bene, il fabbro di Crystal di Hyper era una cosa originale a livello di Star Wars perché a quanto so io non esiste un fabbro in Star Wars, né legend, né canon, fino a Vision eh, dove appunto fabbricano Crystal di Hyper. Un po' perché dovrebbe essere impossibile, mm. un po' perché vabbè. Eh, però mi è garbata un sacco. Il problema qual è? È che avendo la proposta lì, difficilmente la proporranno per una cosa canonica. Quindi non vedrò mai quelle cose fighe che vabbè fanno parte del legend far parte del canonico. Perché giustamente c'è bisogno della diversità. Quindi, ci sono degli aspetti che rendono il legend figo, degli aspetti che rendono il canon figo. Il problema è che eh, mi sa tanto di occasione sprecata perché c'è. Cioè, questa sarà una cosa mia, però vedere una cosa ganza che semplicemente non hai le palle di rendere canonica perché hai paura di andare incontro a quella Bibbia che te stesso ti sei creato con tutte quelle regole cioè, mi dà fastidio perché secondo me potranno fare un prodotto di Star Wars in stile anime benissimo. Uh, anche rendendolo canonico, cioè nel senso. Ora, vabbè, vision è, è Legend e tale, yeah, resta, va bene. per l'amor di Dio, però è eh, meglio così. Per, perché ormai si sono abitati a quello, ma non puoi dire ovviamente fai come ha cioè ti do carta bianca, ambientalo pure nell'era imperiale, perché l'era imperiale ha delle regole. Un conto è se me lo fai invece con l'alta repubblica che sta uscendo adesso. Che si ambienta in un periodo che non conosciamo. Però anche lì ci sono delle regole, i sit non li devi far vedere e... e un paio di cosette in più. Quindi, cioè, già per il fatto che ci sono i sit in vision non dovrebbe essere canonico. A meno che non me lo ambientino in culo. Uh, stanno valutando se renderlo canonico. La cosa che mi dà fastidio non è tanto il vedere che non è canonico. Perché da come sono garbagli gli episodi o meno... Io ne boccio, più, ne boccio quasi me la metà, ragazzi, sicché meglio se non è canonico. E... Cioè, come ho già detto, mi sa di occasione sprecata. Speravo che prendessero, lasciassero degli positivi per il canone. Visto che il canone ultimamente ne avrebbe bisogno di roba positiva. Cioè, Mandalorian e Berbatch, per l'amor di Dio, mi garban tutte e due. Però con la trilogia sequel si sono presi una carrellata di fan e l'hanno buttata via il doppio il doppio di fan se sono andati di culo allora sul eh, fatto sia un'occasione sprecata anch'io non ho nulla da ridire perché essenzialmente è quello cioè mi è dispiaciuto perché potevano fare un prodotto che mh, avesse una sorta di utilità maggiore che per carità di signore uh, è bello Uh, perché effettivamente è bello però effettivamente poteva oltre a essere bello potevano renderlo anche utile ma dal momento che la Lucasfilm ha detto ok vediamo cosa sapete fare noi vi diamo carta bianca fa fatemi cazzo vi fare. giustamente mi ha detto oh Gabriel beh, ci sono delle regole base da seguire ad esempio nell'età imperiale non mi puoi mettere tu cazzo di Star Destroyer <ride> Che hanno un cannone al centro. Ma allora, tecnicamente quell'episodio doveva essere ambientato da quello che so. Dopo episodio Era 9, sega. ma anche lì. Allora, allora cioè, ancora meno avrebbe cioè, senso. Nel sen appunto, a parte le fruste che sono da prima di episodio 1, che sono state mi sa, smesse di usare. Le fruste laser, ma a seconda di poi, cioè, chi cazzo, chi cazzo è sta ragazza che, che ha due star destroyer dopo la morte dell'imperatore definitivo? Ma che cazzo. Cioè... I Sith it, che sono ovunque, che cazzo c'avete che vi frullano il cervello? Non lo si, non si sa e non lo sapremo mai, però uh, quello che dico io è: dal momento che, pur avendo appunto um, uh, libero tutto quanto, io, io cosa faccio a differenza di Gabriele? Me ne sbatto completamente. Di, di quello che sto vedendo. Di, 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 quel, di quello che sto vedendo. E non lo ricollego a Star Wars, lo ricollego a dei rimanti a Star Wars: che siano la forza, oggetti laser. spade, cioè, i jeti, eccetera, eccetera. Sì, ma non ti stai guardando Star Trek o i Griffin, cioè ti stai guardando Star Wars, è quello il problema, Samu, rimandi che cosa, è Star Wars, deve essere Star Wars. Esatto, ma appunto per questo è una versione di Star Wars giapponese, capisci quello che... non so se, se hai capito <ride> quello che intendo io. Sì, ma... E io ti sto dicendo, la potevano fare la versione di Star Wars giapponese? No, l'hanno fatto essenzialmente. hanno cambiato solo. Tu tutto. Tutto. Hanno cambiato essenzialmente solo. Ve eh, oggetti gra gra grande. E eh, basta. Io quando ho visto il furri tra le bozze <ride> de del, del <ride> coso, dello special look, mi sono so risorrizzato i capelli. E i capelli ce l'ho corti Star Wars is now furri. Eh, L'immagine del gruppo di Star Wars Whatsapp ormai oh. sarà quella finché uscirà il trailer di The Book of Boba. Che grazie a Dio, sarà fatto da filoni finalmente. Io, io, ma ragazzi, ma razzi. ci pensate dietro, dietro ai produttori giapponesi c'era la mano di Filoni cioè, che capolavoro veniva? Boia. Io. Ma ah, ora, ora ha ricevuto anche la promozione: si, sì, di è diventato ragazzi, produttore esecutivo, eh... una roba di genere. Esatto, una roba di legend. Cioè, ma non dovrebbe co controllarle queste cose un po' di più. Oh, ma secondo me. Eh, già che un fatto che comunque dicevano: Oh, legend, eh, Star Wars Vision è legend. Ah, ok, cazzo, me ne frega. Ma guarda, secondo me. Ora Filoni con, con i sequel si è veramente sì. incazzato. Poi forse, forse con Bad Batch. Eh, anche lì, secondo me l'ha lasciata un po' più insordina, sordina. E... Anche quella. Cioè, secondo me, la riguarda si incazza, si incazza <ride> per le scelte che ha fatto, cioè che hanno fatto, perché ci sono degli episodi che effettivamente potevano essere gestiti meglio, tipo il finale mm -hmm. lo potevano spezzettare in due parti, chiamarlo finale parte 1, finale parte 2, e invece no, si chiamano proprio... Ma... Vabbè, ma stiamo parlando Beh, di Visions e 1, non di 2, Bad però. Batch, essenzialmente. Sì, tu c'hai anche un po' ragione. No. E io dovrei anche andare a letto tra poco. Sì, che eh, sbrighiamo sì, che sì, trovo sì. un punto perché io non ne posso più. Io concludo dicendo. Io concludo dicendo ho apprezzato ogni particolare... particolarezza. Cazzo, con i termini italianeschi. Ma siamo gli il cazzo. Eh sì, sì. No, un monte. Comunque, <ride> dicevo... <ride> A uh, me sono garbato un monte le scelte che hanno fatto tipo avvicinare oggetti giapponesi a, um, al mondo di Star Wars. Appunto. Un esempio, e ormai si è ripreso praticamente da, da, sin dall'inizio del podcast la katana. Cioè, è una cosa che appunto hanno detto: Avete uh, Fate il cazzo vi pare e loro hanno preso hanno fatto la katana. E a me sta benissimo una cosa del genere perché comunque. Si vede che è Star Wars, perché c'è l'uso della forza e tutto, e semplicemente hanno semplicemente fatto un cambio da spada laser a katana. E a me questa cosa lì mi è garbato un monte. E quest questa cosa si può ricollegare a tutti gli episodi. Bene se la contesti per bene però, cioè se, la, se, se me la contesti per bene io me la faccio andare bene, va bene? Cioè, eh, scusi il gioco di parole, però, cazzo Nell'episodio 5 mi hanno spiegato perché cazzo la spada è trasparente, eccetera, eccetera eh, Ok, è una scelta, è una regola del Legend che hanno fatto loro Ok, ci può stare Però non è che mi infrangi una regola di sceneggiatura per fare Perché di questo si tratta que ti, ti ripeto, quella spada potranno non farla vedere non cambiamo un cazzo Bene que Quella spada, cioè Va bene, eh, se è una katana laser. Mi sono fatto andare bene, laser, <ride> no, no, no. i pugnali laser nel senso. I nonciamo, ragazzi, no. Ma io non mi ricordo nemmeno dove no si va. vedono un chico, in unciho laser. Eh, perché si intravedono, ma c'è nell'episodio sì, di sì, oggi. Sì. Sì, e lei anche quello l'altro episodio. Non me lo ricordo. Sì, l'avevo la, sì, sì, detto detto la, dei nonciho, me lo ricordo, ricordo sì, ma non sì, mi ricordo ho... in quale episodio? È, eh, perché ho visto. Cioè, non è, non è che sono in unciho uh, laser, sono le catene che li uniscono perché sono laser. Che <ride> ha ancora meno senso. Cioè, tut è tutto la ora, ora, anche lì sono fatti per dare. Per fare quell'occhiolino di fanser. Perché il fanser si tratta con le spade laser. Comunque, eh, dicevo, la katana non serviva. appunto Cioè, tecnicamente, a livello di storyline non serviva. E, e quindi quella cosa mi dà fastidio. Perché è una forzatura. Basta. È una cosa messa lì perché. Eh, perché fa figo. Basta. E se me la contesti, sì se mi devi fare un villain con cioè ragazzi preferisco l'inserimento del, del villain con l'ombrello laser all'apparizione all 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 cioè alla comparsa mm. della katana a caso cioè il fatto che l'ombrello laser sia tamarro e faccia schifo ok quello sono d'accordo però eh, cioè sono d'accordo rimango della mia idea è una ta un tamarrata assurda la katana per quanto sia anche simile più simile a una spada laser e quindi, Stony meno è stata messa senza contesto. Oh non rompere, coglioni. Eh... No, un Legend se tu lo fai, così. Tanto fai. Pe... Eh, basta, eh. buono. mettiti l'anima in pace. Buono, sì il Legend. Io vado a ballare. Buona, bella bella. Io voglio a tra... funghi con Luciano. Oh, io, e invece, mi fatto. sa che faccio tappa H. Io, io, ragazzi, io come faccio a stare con questi due a, fa, a fare podcast podcast dell'assassinato Gesù? E come fa a sapere? Abbiamo finito? Eh, dopo, dopo te lo spiego. Però fuori <ride> dai è il che ci È a quello mi riferivo. Quindi, raga, abbiamo finito? Sì. Io direi di sì, anche oh, perché vai. sono distrutto. Ah, solo una mm -hmm. cosa. Dici? Eh, solo una cosa. Ora, ragazzi... Questo questa cazzo di serie è stata fatta dai migliori, ha ah, detta loro, migliori animatori giapponesi, non disegnatori e questo ce ne siamo accorti. Mm -hmm. Soprattutto dall'episodio <ride> 9 <ride> che ha dei visi di merda, e <ride> l'episodio 2 che ha uno stile Jabba. bambinesco che io gli sparerei nel viso. O oh, accidenta a Jabba. Eh, allora, eh, le animazioni sono fatte bene, però uno, non fate come. Come i bambini perché di questo si tratta che, appena aprite la, la serie, vi capita il primo episodio e c'è questo primo episodio con uno stile stranissimo eh, a cui anch'io non mi sono abituato subito. Tuttavia, ho storto il naso all'inizio perché mi sono ritrovato spiazzato con questo stile che non avevo mai visto, non ero abituato. Non è che dovete droppare la serie subito se lo stile di animazione o di, o di disegno fa schifo o non vi garba, non è per voi. Cioè, provate ad andare avanti, specie se si tratta di eh, nove episodi fatti da studi diversi. Ma in generale, se fosse stato anche soltanto quello, stile... Cioè, provate ad andare a un po' oltre all'animazione e, al, e, al, e al disegno. Ve lo dice uno che va alla scuola di animazione, ora... Il contrario però vale uguale, cioè non è che se un prodotto è animato bene, allora è fatto bene in generale il prodotto. Cioè la parte di animazione è gestita bene, punto. Tipo episodio 3. Il fatto del... Ep ecco, 3. il fatto del... Eh, L'episodio 3 c'ha una bella animazione, <ride> ma è una parodia e alcuni può stare sul cazzo, punto. L'episodio 9... Le animazioni saranno anche fatte bene, ma i disegni di viso mi fanno ara. Ed è noioso quanto la merda. Va bene? Sicché, non vuol dire che se è animata bene. Allora la serie è fatta bene, perché io, così funziona. Vado, dalla gente gli fa: Ma che ne pensi di Star Wars Visions? E loro: Ah, sì, è, è, è fatta bene. È bella, è fatta bene, è animata bene. E poi, <ride> Cioè Ganzo, eh, vai un po' oltre. In senso, non fermarti al, al, all'impatto visivo. No, allora, ah, ma no, no. È, 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 è bella la storia. Magari non si ricordano nemmeno che c'è un tizio che si chiama R2. Che anche solo per quello ti sanguinerebbero le orecchie a sentirlo dire, però. Cioè, in sostanza... E... Nulla, questo volevo dire. L'animazione non è tutto. Basta. E anche, specie, se, se ti dicono che è stata fatta dai migliori animatori giapponesi. Perché quello hanno detto... Mm. Cosa ti aspettavi uh, uh, cosa cosa ti aspettavi nel senso le animazioni sono fatte bene ma giusto così sono nove episodi di 10 20 minuti fatti a, 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 cioè dei quali soltanto massimo due sono stati assegnati a una compagnia cioè una compagnia di animatori ha fatto massimo due episodi mm. di nove cioè, cioè di nove episodi che compongono la serie ne ho fatti due di 13 minuti e hanno anche dei precedenti alle spalle da urlo? Cioè, che cazzo vi aspettavate nelle animazioni? Non ho capito. Cioè, eh, sono fatte bene. Non dico che siano fatte male, sono fatte bene. Però non c'è da fargli tutto sto spettacolo. Cioè, sono 13 cazzo di minuti. Se siano fatte dai, boh. dai migliori studi giapponesi, in realtà forse ne mancherebbe un paio, eh. Eh, eh vabbè, sinceramente sì. anch'io a volte ci avrei dato sarebbe ridire. stato fighissimo, eh, eh... la Kyoto Animation oh, O la mappa. Eh, cazzo, la mappa. Di si sta parlando? Eh, la mappa. Vabbè, quello poi si va nel... Volete podcast eh... voi, io. Anime. io nonostante, nonostante vada a fare la scuola di animazione, le case di animazione non le conosco. Io è bella posso per me. dire che, cioè diciamo, questa serie mi è piaciuta. E adesso va, andro... diciamo, concludo dicendo che è arrivato il momento di andare su Enti Saturn e cercare l'op. No. Oh cazzo. Cazzo. Bene. Io ragazzi, ho questo... il canale. Ciao. Questo podcast ciao, finisce eh... qui. Eh, mi dissocio dall'ultima cosa che ho detto. Eh. Ciao. La morte è